Eccoci qui, salve a tutti. Siamo in diretta con Sergio Pallotelli, flautista italiano residente in America da moltissimi anni, con il quale avremo il piacere di condividere alcuni momenti di questa conversazione che ci auguriamo possa essere di interesse per i flautisti italiani. Questa intervista, questa chiacchierata a due, si inserisce nel progetto della Scuola Flautistica Italiana, più precisamente nella rubrica Faccia a Faccia. Sergio Pallotelli è il primo nostro ospite, io sono contentissimo di averlo qui con noi, è un carissimo amico, è un flautista che stimo per il lavoro che fa, per il suo approccio verso la musica e dunque è collegato da noi, con noi da Houston, speriamo di non avere problemi, altrimenti dobbiamo dire Houston, abbiamo un problema. E allora cominciamo subito. Ciao Sergio, e raccontaci un po' come sei arrivato in America, quali sono stati i tuoi studi, qual è stata la tua formazione e come sei arrivato poi negli Stati Uniti. Quanto abbiamo di tempo? Solo quella domanda lì ci vorrebbe una vita. No, io guarda, ho avuto la fortuna di avere la doppia cittadinanza italiana e americana dalla nascita, perché mio padre era corrispondente all'europeo, lavorava a New York negli anni 70, e quindi insomma lui era fisso a New York con mia madre. E quando sono nato, nel giro di un anno e mezzo, siamo tornati in Italia. Lui era già stato, aveva già chiesto il trasferimento di tornare in Italia. Comunque io tutta la vita cresciuto in Italia, mi sono sempre trovato con questi due passaporti. Quando ho finito il liceo, che facevo già a quei tempi, ero i miei si sono divisi, poi insomma sono cresciuto in Toscana, ero all'Istituto Pareggiato Rinaldo Franci, a Siena, che non era, a quei tempi non era pareggiato, quindi io dovevo fare gli esami da privatista altrove. Insomma, quando ero a fine liceo, avevo voglia, come tanti di noi, di studiare all'estero. Era il 90, 90, cioè il liceo l'ho finito nel 90, e quindi non c'era l'Unione Europea. Per me era più facile a livello legale, col passaporto, di venire a studiare in America piuttosto che anche in Francia, per dire che insomma le opzioni, poi non c'era l'internet, quindi si andava un po' per sentito dire così. Comunque i miei avevano tanti contatti da quando loro erano in America. Venne a fare un viaggio un'estate, ospitato da amici dei miei genitori, e dedicai l'estate un po' a conoscere flautisti nelle città dove mi trovavo. Poi insomma facendo un po' di ricerca, chiaramente le grandi scuole, doc, così insomma visitai. E così andai a finire qua, andai a finire in un posto abbastanza strano, nello Utah, cioè strano nel senso non è quello che viene in mente se uno dice lascio l'Europa e vengo a studiare in America, però dei vecchissimi amici dei miei sono originariamente di lì, e quindi tra i tanti viaggi in America visitai lì e andai a finire all'università lì come primo passo. Quindi ho un master dall'Università dello Utah, studiando con una persona squisita, Susan Goodfellow, che è una persona sconosciuta a livello di fama, però era la professoressa di flauto lì all'università. Qua ci sono conservatori e università, quindi le università hanno la facoltà di musica, quindi per studiare musica a livello di conservatorio, o si va in quello che si chiama conservatorio o l'università. Se lo fai all'università, c'è proprio il requisito di fare dei corsi non musicali, chiaramente ti prendi una laurea in musica. Io feci il master a Utah, poi sono rimasto lì qualche anno in più a fare il freelance, e poi de decisi di fare un altro master, per coincidenze varie di vita, a Yale School of Music, nel Connecticut, sulla costa dell'est. E quindi mi trasferì lì, feci
alla fine un master, 3 anni, 2 anni di master e poi un artist diploma, è praticamente un anno in più. Quando finisci il diploma e non sai cosa fare, continui a studiare, insomma c'è questa possibilità di fare questo artist diploma. E subito, questo era il 2002, presi un lavoro di professore di flauto in una piccolissima università lì nella zona, University of Bridgeport, nel Connecticut. Insegnai lì per quasi dieci anni, e poi di nuovo la vita mi ha portato a Houston, nel Texas, poi ne parleremo, insomma, e quindi sono 25 anni che abito in America e faccio tante cose, sì. Ecco. Quindi hai studiato anche nella Università di Yale, che è una delle università più prestigiose. Sì. E quali sono i programmi di studio? Ti faccio questa domanda: un ragazzo italiano che ha 17 anni, 18 anni, non ancora diplomato, decide di trasferirsi in America e vuole diplomarsi lì o laurearsi lì. Ecco, quanto dura il corso di studi? Da noi, ad esempio, il corso di flauto sono 7 anni con il vecchio ordinamento, adesso è cambiato qualche cosa. E nei programmi ci sono gli studi di Bruciardi, di Andersen, di Taylor. Poi bisogna portare il pezzo da concerto, il trasporto, il brano a prima vista, eccetera, eccetera. Come è il corso, come è articolato il corso di studi in flauto in America, se è soltanto un modello, se ci sono più modelli, e gli esami in cosa consistono? Allora, il corso, quello che si chiama undergraduate study, cioè praticamente quello che va dai 18 anni ai 22, quindi la prima esperienza universitaria, diciamo, o di conservatorio se sei musicista, sono 4 anni, quindi il bachelor sono 4 anni. La struttura, poi dopo il bachelor ci sono 2 anni di master, di solito la gente cambia scuola, a volte se veramente sei felice col tuo professore, sei felice nel posto dove hai studiato, rimani anche per il master dove hai fatto il bachelor, però non è, di solito non è molto consigliabile, insomma 6 anni con la stessa persona è un po', insomma, per tutti e due, insomma, di solito non è una cosa, no? E dopo il master c'è questa possibilità di, ci sono tanti piccoli diplomi, artist diploma, uno può continuare verso il dottorato in musica, che sono 2 o 3 anni in più, però sempre cambiando scuola. E a livello di struttura, non è uguale in ogni università, come in Italia, cioè che devi fare il Kohler, gli Andersen, il pezzo, dipende un po', ma veramente dipende dal professore col quale studi, non è tanto neanche l'università che impone ai flautisti il programma, certo. Dipende veramente da chi è il professore. Una domanda banale, ad esempio per la tecnica si usano, non so, Tafanel e Gobert, i libri di Moise oppure De Lorenzo oppure altre cose, che cosa si usa? Tafanel, adesso io parlo in generale anche perché non conosco tutti, però Tafanel e Gobert senz'altro, Andersen, Altes, Köhler, tutti, insomma, anche i nostri tradizionali. De Lorenzo meno, anzi quasi per niente direi, almeno che, insomma, qualche italiano che insegna c'è, o qualcuno che ha studiato in Italia c'è, quindi queste, sai, il mondo è sempre più globale, quindi stanno crescendo anche un po' queste tendenze qui, però direi il tradizionale senz'altro c'è, però dipende tanto dal professore, quindi tu puoi anche trovare, cioè se studi ad altissimo livello, diciamo Juilliard, Eastman, Yale, Indiana University, San Francisco Conservatory, allora non voglio offendere nessuno se non menziono le grandi scuole, però insomma se studi veramente ad alto livello è anche molto probabile che studi con flautisti e professori veramente d'esperienza che sicuramente ti indirizzeranno con studi a dovere, con un programma ben preciso che quando tu cominci te lo illustrano bene, tu in 4 anni devi fare questo, questo, questo e questo, no? Però
l'America ti dà anche, no, ma c'è l'America anche in Italia, vuol dire puoi studiare anche in posti minori, per, non in maniera negativa, però insomma, dove i requisiti per entrare sono un po' minori, e non sempre vuol dire che il professore solo perché non è conosciuto è minore, anzi tante volte trovi insegnanti fantastici che comunque però nessuno conosce. Però c'è il rischio, chiaramente, non essendoci uno schema a livello governativo. Sì, esatto. Non, c'è il rischio che becchi qualcuno che o non te lo insegna per niente il repertorio, ti dici ma cosa vuoi suonare per 4 anni, oppure non approfondiscono per niente la tecnica. Quindi io trovo che rispetto all'Europa, ma insomma all'Italia, all'Europa in generale, a livello proprio individuale dello studio dello strumento, quindi noi da soli col professore, c'è un po' più uno spettro più grande di livelli o di aspettative, ma questo proprio in generale, no? In Italia, cioè io poi, sai, venni via 25 anni fa, quindi insomma io ho studiato negli anni 80, no? Però io tutti i miei professori, sia quelli che quando ero bambino, che proprio allora si fa così, però erano studi, tu li devi fare, no, non veni nemmeno a lezione, no? Poi dopo il conservatorio uguale, io poi insomma ho fatto da privatista con Fabriciani, ho studiato con Larieux, ma erano batoste, quindi poi se non sai le sonate di Bach, se non so, cioè c'era proprio una... Certo. Adesso, per esempio, la musica barocca è una specialità. Io non sono d'accordo, cioè mi piace che sia anche una specialità perché il livello intellettuale è cresciuto tantissimo rispetto alla musica antica, no? Però, secondo me, però è un peccato che si insegna un po' meno come strumentista moderno. E qui trovo che sia veramente vera la cosa. Qui la musica barocca viene lasciata, in generale, viene lasciata per chi vuole lasciare il moderno e si dedica completamente al barocco. Quindi, insomma, è un peccato vedere gente che comunque si iscrive ai concorsi internazionali e quando c'è la prova di Bach o di Telemann, che comunque c'è sempre, che ti piaccia o meno, c'è sempre, è un peccato che siamo o meno preparati, forse, no? Certo. Ascolta, Sergio, quanto costa studiare per uno studente in una università americana? Anche qua sono convinto che ci sono diversi livelli, ma insomma, tanto per avere un'idea. Sempre allora, come informazione a un giovane italiano che possa pensare di venire a studiare in America. La risposta è tanto, costa veramente tanto. E qui è inutile nascondersi dietro i se e i ma. Costa tantissimo studiare qua, purtroppo. Ne vale la pena? Ma certamente che ne vale la pena. Se ne vale la pena, se è una cosa che vogliamo. Io devo dire, quando venni via, io sapevo del costo, però non te ne rendi conto bene. Cioè, sai, senti dire che in America studiare costa tanto. Poi da europei veramente non siamo abituati assolutamente. Qui ogni bambino cresce sapendo, ogni famiglia cresce i propri figli sapendo che se vogliono studiare bisogna mettere da parte qualcosa o prestiti. È come fare un mutuo. No? Cioè, puoi fare un esempio, qualche misura, così in una scuola di medio livello, di media importanza, quanto può costare l'anno? Diciamo che qua ci sono scuole statali e scuole private. Sì. Qualsiasi università, insomma, ci sono quelle private e ci sono quelle statali. Quelle statali chiaramente costano un po' meno e quelle private costano di più. Poi, per gli standard americani, quelle statali costano molto meno rispetto a... Poi, se sei residente, quindi se tu rimani a studiare nello stato dove sei residente, quindi se risiedi nello stato del Massachusetts e rimani a studiare lì invece che piuttosto che andare a studiare in California, ci sono delle tariffe inferiori. Chi è residente
scusa, il mio Alexa crede che quando parliamo di soldi siamo interessati. Comunque, guarda, a grandi livelli, il corso di 4 anni undergraduate, siamo sui $50,000 all'anno. 50.000 dollari? Tra i 40 e i 50.000 all'anno, dipendendo se hai bisogno del dormitorio, se hai bisogno, sai, cose così. Poi chiaramente può scendere, questi sono prezzi standard alti, standard nel senso che siamo lì, è la media, no? Certo. No, sì, le scuole statali possono costare anche meno, possono costare, però per il modo europeo è sempre tanto, stiamo sempre sui 22.000, 25.000. Allora, chiaramente ci sono le borse di studio e no, non voglio dire che è facilissimo ottenerle, da straniero è sempre tutto difficile, no? Però ci sono, sia per merito che per necessità. Allora, quelle per necessità da straniero è difficilissimo ottenere, però quelle per merito non, insomma, c'è sempre la possibilità, quindi lì dipende dalla scuola. Ci sono le scuole, i conservatori che hanno dei fondi che permettono di dare delle borse di studio complete, oppure al 50%, al 20%, poi insomma, per quello la gente fa domanda in tanti posti, e poi quindi tu valuti in queste, purtroppo non valuti tanto, voglio studiare con Tizio, certo, dal professore, anzi, man mano che andiamo avanti, devi valutare le offerte a livello finanziario. A livello di master, quindi dopo i 2 anni, ci sono delle borse di studio un pochino più probabili. Al master di solito scende un po' il prezzo perché sono solo 2 anni, una specializzazione, e per il dottorato per il dottorato non si dovrebbe pagare, cioè andare a fare il dottorato e pagare, secondo me non farlo, perché a quel punto lì, no? Però ci sono tante opportunità, nel senso che quando studi di dottorato di solito parte del tuo dottorato è anche insegnare a quelli, certo, ai giovani, quindi il programma del dottorato non è solamente che ti danno una borsa di studio, però c'è anche un work study, cioè uno stipendio che va verso il conto finale di quello che devi, però prevede che tu insegni teoria musicale o storia oppure flauto, insomma, dipende dalla scuola. Però costa tanto studiare qui, quindi bisogna stare attenti. Io, ti volevo dire, allora, un ragazzo viene in America, spende molti soldi, si impegna e alla fine si laurea. Poi vediamo un po', vuole cominciare a fare un'attività professionale, un'attività artistica, come succede qui in Italia, può partecipare a dei concorsi, fare delle audizioni, oppure cerca di fare dei concerti. Crea un gruppo, flauto e pianoforte, oppure flauto e quartetto da trio d'archi, e comincia a chiedere di poter fare dei concerti. Qui in Italia come funziona? Funziona che un ragazzo neodiplomato si rivolge a un'associazione musicale, lasciamo stare per un momento le grandi istituzioni musicali, tipo la filarmonica, tipo la Scala, non parlo di questo, parlo di associazioni locali che sono nel territorio, oppure semplicemente all'assessorato alla cultura di un comune, il quale dice: va bene, c'è un concerto da fare durante l'estate, abbiamo una sala, mettiamo a disposizione la sala, c'è il pianoforte e facciamo un po' di pubblicità, manifesti, tetriame, programmi di sala, e ci sono 200 euro per te e 200 per il pianista. Sto parlando di giovani neodiplomati, magari 200. Io ricordo quando ho cominciato io a fare queste cose nell'80-81, si davano 200.000 lire a concerto, che corrispondono ai nostri 100 euro, ma 100 euro di 40 anni fa, con un valore di acquisto ben diverso. Oggi purtroppo molti giovani sono costretti a suonare gratis soltanto per avere un po' di esperienza, un po' di titoli, quello che possono servire, oppure ad accontentarsi, diciamo, di un rimborso spese che alcune volte è veramente quasi inconsistente. Non va a pagare tutto il sacrificio che ha fatto un giovane per arrivare al diploma e all'università.
Ecco, in America come funziona? Se un giovane deve fare concerti, trova un comune, c'è un assessorato alla cultura che risponde, ci sono associazioni che lo ospitano, o se lo deve organizzare da solo? Ma sì e sì, tutte e due. Cioè, io voglio dire, veramente in questo ambito tutto il mondo è paese. Io incluso sono uno che è venuto via dall'Italia in tempi diversi, però sono venuto via dall'Italia esattamente per queste ragioni, perché dici, Madonna, in Italia non ci sono sbocchi, non c'è questo. Però adesso, dopo 25 anni, che vedo i miei allievi qua, anche io stesso, tutto il mondo è paese, cioè funziona in maniera simile, devo dire. Lasciamo stare le grandissime sale della filarmonica, credo che funzioni alla stessa maniera in tutto il mondo. Voglio dire, se hai un agente, se hai un contatto, se conosci il maestro, se conosci il direttore della programmazione culturale della filarmonica, hai un piede dentro, poi funziona. Ho la Salvador. Funziona così. E per l'altro aspetto, sì, lo fai da te. Qui, voglio dire, la mentalità americana, e questo è il bello, è che è una mentalità del fare, no? Sempre, se hai un'idea, cerchi di portarla avanti e cerchi di fare. Quindi, a livello di concerti, sì, insomma, le chiese, uguale. Le chiese, quello che per noi sarebbe il comune, sì, vai, se sai. Le grandi città, ma non solo le grandi città, ci sono queste associazioni culturali, Friends of Music, amici della musica, no? Ci sono. E tu scrivi, fai le proposte. Quando fai un concerto in una chiesa che l'hai allestito tu, cerchi di invitare tutti, poi che ci vengano o no, critici, direttori di queste associazioni, direttori, no? Però se hai la fortuna che una persona viene, o magari ci viene una persona che è vicina dell'assessore, dice, ma lo sai che il mio vicino, voglio, succede tutto così. Poi con l'internet adesso ci aiuta molto, perché comunque puoi mettere i video, puoi essere un pochino più visibile. Però secondo me, a livello di soldi, quello, guarda, è universale. Sì, l'America ha tante opportunità, tante, tante. Però occhio, ne ha tante perché è un paese grande, è un paese giovane rispetto a noi, quindi l'interesse, l'americano, credo di natura, è più interessato. Ah, c'è un concerto, vado, no? Noi magari che ci siamo nati dentro, lo diamo più per scontato e ci lamentiamo anche di più. Ah, è tanto difficile da noi fare cose così, no? Però a livello di soldi, anche qui, prendere due soldi a livello di concerti che allestisci tu, di trovare sponsor. Ciao, siamo alle stesse cifre, di $100, 300, se ne pigli 500, cioè, poi dipende, se sei visibile, se comunque sei credibile, ovviamente arrivi a essere famosissimo, sì, ma a quel punto lì non hai neanche bisogno di, insomma, Cercare. quello che sto dicendo, no? Però, quindi la voglia di fare forse viene ripagata un po' di più qua, però i problemi sono gli stessi, cioè pagare, poi le sale, sì, se becchi una chiesa che ti dice, sì, guarda, se vieni a suonarci 2 domeniche di fila, ti diamo la sala, però la pubblicità te la devi fare te qua di solito, no? Oppure l'affitti la sala, c'è tanta gente che fa questi crowdfunding, no? Cerca di tirare sui soldi per internet per allestire un concerto magari di musica contemporanea di un certo compositore. Quindi, oppure per fare un programma, insomma, presenti un progetto, cerchi di tirare su qualcosa e ti paghi così. A volte trovi sponsor, benefattori, ma funziona. Secondo me la differenza è che noi siamo paese più piccolo in Italia. Quindi sembra Certo. tutto più difficile, però in questo momento siamo lì, eh. Sergio, ascolta,
Adesso facciamo un altro esempio. Il ragazzo o la ragazza che è venuto in America, si è laureato, ha cominciato a fare dei concerti in un modo o nell'altro, adesso decide, vorrebbe diventare insegnante in un conservatorio o anche in una università. Qual è il percorso che deve fare per diventare docente in una università? Allora, i posti vengono annunciati su vari siti tipo l'AFAM, Miur Nostro, però insomma, ce ne sono tanti dove tutti i posti di insegnamento vengono postati, no? I posti vengono postati. Insomma, vedi gli annunci, quindi se c'è una persona che va in pensione oppure che cambia lavoro, no? Quindi si liberano così i posti. Non ci sono le graduatorie come da noi, quindi se il posto si libera vuol dire che è libero, fai domanda, i requisiti sono il curriculum vitae, registrazioni, poi Ma devi aver studiato già in America, deve avere un diploma americano. è meglio, però non necessariamente, chiaramente ti guardano di più se sei già qua con diplomi, però anche lì la globalizzazione attuale è una cosa buona, positiva. E quindi ci sono tanti stranieri che lavorano qua, ma tanti perché, comunque, poi il corso che va seguito è, cioè la legge scritta è che ci vuole il dottorato per insegnare a livello accademico, quindi in conservatorio. La frase comune che appare nella descrizione, nel bando praticamente, è DMA Required, Doctoral Musical Arts. Quindi il dottorato DMA required, se c'è il punto vuol dire che neanche ti considerano se non hai il dottorato. Però tanti c'è scritto virgola or equivalent or professional equivalent, quindi o hai il dottorato oppure puoi dimostrare di avere una carriera internazionale o comunque perlomeno sei una persona molto visibile e attiva a livello nazionale, nel senso sei concertista o sei primo flauto di un'orchestra. Quindi, se non hai il dottorato, però hai un'attività veramente notevole, ti considerano. Però, insomma, diciamo, ecco, Ma questo. poi ti fanno un'intervista, devi fare un concorso, un'audizione. Allora, il primo passo è che mandi il pacco, insomma, per il pacco, mandi per internet quello che richiedono. È una cosa standard, ma curriculum vitae, una lettera di presentazione dove ti presenti, dove illustri perché tu ritieni di essere un candidato ideale per quel posto, perché ti identifichi con la mentalità di quella scuola. Insomma, fai una bella lettera fatta bene, di una pagina, però dove illustri un po' le tue forze. Curriculum vitae, poi di solito chiedono dei video di concerti dal vivo, a volte sono molto specifici, vogliono vedere un certo tipo di musica, insomma, però video, molte volte chiedono anche dei video che siano esempi di 10-15 minuti di te che insegni, mandi, se non interessi, non avrai mai neanche una risposta. Se susciti interesse, devi avere 3-4 raccomandazioni, recommendation, quindi il tuo professore o dei colleghi, devi fornire tre nomi di gente che ti Una raccomanda. lettera di Bernstein, Li una lettera. chiamano, no, li chiamano, dicono, allora, dimmi un po' di questo Pallotelli, no? Insomma, se interessi, ricevi una mail che solitamente vogliono, di solito la prima fase è un'intervista Skype. C'è sempre una committee, c'è tipo un'assemblea, no? Ti fanno una mini intervista per Skype con, di solito se, da flautista, insomma, con gli altri insegnanti dei fiati. E se passi quella, vai in finale dove ti invitano, vai lì, passi 2 giorni, 2 o 3 giorni lì, devi insegnare sia privatamente che in gruppo. Devi fare un concerto per vedere, intervista col direttore, intervista con loro. Insomma, sono 3 giorni dove ti levano con le pinze, no?
Però anche tu vedi se ti vedi veramente, perché sai, tutto su carta è tutto bello, ma magari vai lì e poi o te lo offrono o non te lo offrono. Di solito in finale ci vanno 3 persone, di solito. E te lo offrono, significa ti fanno un contratto a tempo indeterminato oppure soltanto per 1 anno, per 2 anni, come funziona? Sì, insomma, di solito te lo offrono e di solito prima di darti la cattedra c'è un periodo, i primi 2 anni sono diciamo in prova, cioè hai il lavoro, lo fai, ma dopo 2 anni ti fanno la revisione finale, diciamo, si ritrova, vediamo come stai andando, cosa hai fatto, sei veramente una persona che è rimasta visibile, sei una persona che attira studenti, perché chiaramente con il costo della scuola qui è un business, quindi se tu non attiri tanto, purtroppo, però insomma, almeno tu non ammazzi qualcuno o veramente, veramente non sei quello che hai detto che eri, sei veramente una cosa completamente diversa. Ti danno la cattedra e poi una volta che si chiama tenure qui, una volta ricevuto il tenure non ti muovi più, eh? Non ti muovi più. Quindi poi questi sono i lavori che sono tenured. Ci sono tanti lavori che non te la daranno mai la cattedra, nel senso che è difficile che ti licenzino, però pagano anche molto meno. Cioè tu sei professore di flauto. Sarebbe l'equivalente del tempo determinato, nel senso che ogni anno ti rinnovano il programma. Annuale, qui si chiama incarico annuale. Sì, te lo rinnovano. Non è che corri il rischio di non essere rinnovato, però non hai la sicurezza, non hai tanti benefici, non hai, cioè qui la sanità è una cosa, quindi se hai la cattedra include anche tanti benefici a livello sanitario, no? Quando non ce l'hai paghi da freelance praticamente, no? Quindi c'è tanti livelli, però il modo di entrarci è uguale, cioè quando c'è il bando entri. Ascolta Sergio, tu insegni in una scuola di Boston. Qual è questa scuola e come ti trovi, insomma? Si chiama Longy School of Music of Bard College, quindi Boston è una delle poche città al mondo, devo dire, che ha 5 conservatori. E Longy è quello più piccolo. Adesso non so se sia il più vecchio o no, non mi ricordo, però è una casa enorme, praticamente, di pietra, vecchio stile New England, con tanti musicisti dentro. Quindi è un posto veramente bello, particolare, però è un conservatorio piccolo. Ha una storia molto interessante, voglio dire, ci ha insegnato Nadia Boulanger, per dire, ai tempi, ma erano tempi dove non era un conservatorio, era una scuola di musica comunale, diciamo, no? E poi col passare degli anni è diventato una scuola di musica, poi insomma, da un bel po' è diventato un conservatorio, ma da un bel po' tanto, no? Ci hanno insegnato un sacco di personaggi illustri. Non ho il tenure, nessuno lì ha il tenure, quindi è una scuola piccola, molti di noi viviamo in città diverse, tanti vivono a New York, io sicuramente sono quello che viene più da lontano. È un posto che, sai, come tutti i conservatori, come tutti i posti dove scegli di studiare, può andare bene, è perfetto come posto per un certo tipo di studente che cerca un certo tipo di cosa e magari ad altri non piace tanto. Le forze di Longy, secondo me, sono la musica contemporanea, senz'altro, il canto. Lo studio individuale per tutti gli strumenti, quindi i professori di strumento sono è tutta gente che è fuori con una carriera, che sta attiva, che suona, concertistica, sono direttori di associazioni, direttori di festival, vengono un po' da tutte le parti del mondo, veramente. Quindi è un ambiente. Poi a livello accademico, cioè la storia della musica, l'armonia, queste cose qui, no, non dico assolutamente che sono minori, però
sono un pochino più standard come classi. E poi ha un ramo molto moderno, nel senso ha questa visione di ti spingono molto verso una mente aperta per ottenere una carriera, per inventarti un po' da musicista di oggi, di inventarti un po' il tuo inventi, di trovare il tuo cammino, sì. Perché non siamo più come era 50 anni fa, 30 anni fa, anche 20 anni fa, dove veramente quando ti diplomavi avevi le scelte, divento un orchestrale o divento insegnante, no? Adesso ci sono tante cose, voglio dire, ci sono tanti cammini che puoi prendere come indirizzo una volta che ti diplomi, e Longi, devo dire che nel curriculum del corso che fai nei 2 anni o nei 4 anni ti indirizza già, ci sono tanti corsi tipo portfolio dove ti insegnano a essere il tuo proprio manager, ti insegnano le cose tecnologiche, come fare una buona registrazione, ti insegnano come promuoverti, ti insegnano, insomma, un po' più delle altre scuole, hanno veramente quanti una... Quanti allievi hai a Longi, Sergio? Quanti allievi hai? Io quanti ne ho? Quest'anno 4, ma di solito, perché col Covid, di solito ci aggiriamo intorno dai 6 ai 9. Ok. E quanti giorni alla settimana devi stare lì per lavorare? Io riesco a farlo tutto in 2 giorni pieni. Di solito sono a Boston 2 giorni, adesso chiaramente con tutto online a livello logistico è un pochino più facile, quindi mi spargo un po' qui e lì come si può. Certo. Poi chiaramente insegno quando sono lì in persona, in tempi normali, oltre all'insegnamento di flauto, insegno musica da camera, quindi c'è proprio col gruppo lì, facciamo delle sessioni. Ogni professore di solito è responsabile per un gruppo di musica da camera, quindi musica da camera è un altro forte della scuola Longi. E fino all'anno scorso insegnavo un corso di pedagogia musicale per strumenti a fiato, che però ho smesso perché non avevo proprio tempo. Insomma, insegno flauto io, quindi... Ascolta, Sergio, oggi non possiamo più parlare tanto di stili nazionali, no? Parlo di stili flautistici. Fino a 40 anni fa, qui in Europa, avevamo la scuola, diciamo, italiana, che un po' si riferiva a Severino Gazzelloni, prima ancora Arrigo Tassinari, ma parliamo Severino Gazzelloni. In Francia c'era Rampal, in Germania c'era Karlheinz Oehler, non so, in Svizzera Aurel Nicolet. E c'erano delle specifiche, degli aspetti specifici di ognuno di questi flautisti. Parliamo soltanto di quelli che non sono più tra noi, per non suscitare, diciamo, irritazioni ai viventi, che comunque stimiamo, ai quali auguriamo lunga vita. Parliamo di questo. Quindi c'era Gazzelloni, c'era Rampal. Allora tu volevi studiare Syrinx, sentivi Gazzelloni, sentivi Rampal, oppure sentivi Nicolet, Karlheinz Oehler, e ti facevi un'idea. Ecco. Ognuno aveva un suono particolare, un modo di approcciare la musica particolare, suo, erano facilmente riconoscibili. Qual è l'aspetto più importante che magari mi fa riconoscere, se esiste questo aspetto, un flautista americano rispetto a un flautista europeo? C'è un tipo di suono americano, c'è un tipo di tecnica americana? La domanda può essere grossolana, però per capire. No, allora, più indietro, sai, qui veramente entriamo nell'opinione mia personale, quindi voglio che sia chiara questa cosa. Più andiamo indietro nel tempo, più è vera la cosa, come hai detto tu. Più andiamo verso l'attuale, quindi l'oggi, meno si distinguono un po' gli stili. Quando io ero giovane, scusami, Sergio, per dire, di flautisti europei ne conoscevamo tanti, di flautisti americani, quelli più noti erano Julius Becker, che è del 1915, erano forse Elaine Schaeffer, che era nell'orchestra, primo flauto dell'orchestra di Detroit, se non erro. Sì.
E poi, vabbè, Leonardo De Lorenzo, ancora prima, non se ne conoscevano molti di flautisti americani, però ce ne sono tanti, No, veramente molti americani. quindi Julius Baker chiaramente diciamo, è il Rampal della stessa epoca Esatto. americano ed è quello che comunque a livello internazionale, anche in quei tempi lì, è quello che conoscevamo in Europa, no? Esatto. Come Rampal era conosciuto qua. Esatto. Però Gazzelloni qua non era tanto conosciuto, no? Per dire Sì. che noi non ci sembra, no? Quindi ci sono le equivalenze Albert Tipton, Robert Willoughby, che ha insegnato a Longy fino a poco fa, perché è morto 2 anni fa, a 96 anni, ancora insegnava. Robert Willoughby, Albert Tipton, cioè io adesso ne lascio fuori perché sono straniero comunque, anche dopo 25 anni. Cioè, ce ne sono tantissimi. E qual era la loro caratteristica? Perché lui è stato anche un alunno, tra l'altro, di Leonardo De Lorenzo, ma non soltanto di Leonardo De Lorenzo, anche di Joseph Mariano. Giorgio Giulio, Mariano. ecco. E qual era il loro, cioè qual è la caratteristica che mi fa, io potrei dire, questo è un flautista francese, partendo da Rampal fino agli altri, Marion e gli altri ancora viventi, si capisce che sono francesi. Allora, Potrei dire, sì. questo è un flautista italiano, però l'Italia non ha poi avuto tanti seguaci, diciamo, di Gazzelloni, perché poi gli italiani hanno guardato anche ad altri, per cui oggi un flautista italiano non suona alla Gazzelloni, ma suona in un altro modo. Ecco, un flautista americano, come suona? Ma secondo me la grandissima caratteristica del flautista americano, del musicista americano, ma del flautista americano è tipo un livello standard. Adesso mi ammazzano se mi riconosco, se no, però è una grandissima precisione come cosa numero uno, secondo me, da curare nello studio. Per raggiungere un livello, un'uniformità di stile che sia uguale, che sia veramente uguale, ma veramente non è una connotazione negativa, però secondo me è un'attenzione alla precisione senza, è una cosa culturale secondo me, senza gridare troppo. Quindi senza, c'è un'attenzione soprattutto nei tempi, ma non so, anche è difficile mischiare le ere, però un'attenzione in generale al non essere notati troppo, ma secondo me viene da ciò che veniva richiesto o ancora tutt'oggi viene richiesto dai concorsi orchestrali, secondo me. Quindi è questa pulizia assoluta nell'esecuzione che, cioè, ha senso, non è che in Europa non è così, no? Però secondo me è veramente una domanda difficile alla quale rispondere, però secondo me forse, guarda, mi metteranno sulla croce, ma secondo me forse in Europa c'è proprio per tradizione un po' l'individualismo come musicista, come tipo di suono, come timbrica, e qua c'è un po' più lo standardized test, che anche a livello liceale qui i test sono tutti a crocetta, no? Forse se possiamo trasferire questa forma di pensare culturale, tutto deve essere efficiente, tutto deve, e per un'efficienza maggiore e per raggiungere un maggior numero di musicisti che riescano a raggiungere un'efficienza di livello alto, secondo me inconsciamente c'è questa attenzione al non offendere, tra virgolette, no? Poi chiaramente ci sono flautisti, non faccio nomi perché sono viventi, ma, cioè, voglio, ma cioè, non è neanche l'eccezione perché c'è. E qui entriamo nel globale, perché in Europa,
troviamo tantissimo quello che ho detto, e qua troviamo tantissimo l'individuo che ti fa piangere ogni volta che mette insieme lo strumento, no? E quindi quello è bello. Ma io ho scoperto, questo lo cito io, quindi io lo posso citare, tu no, Mark Sharp, come si chiama il tuo... No, grandissimo amico. È bravissimo, un grandissimo flautista. Io ho ascoltato le sue esecuzioni, interpretazioni su YouTube, ad esempio di Casella, Barcarolle e Scherzo. Vabbè, quello lì è fantastico. Ma, è bravissimo, ma un suono bellissimo. Bravo, io perché non lo conoscevo neanche di nome, ma quando l'ho ascoltato sono rimasto veramente meravigliato per questa bellezza di suono, come dici tu, pulizia di suono, esecuzione molto attenta, ma però con l'anima dentro, cioè non era soltanto una esecuzione bella, pulita, ma che non ti parlava, che non ti raggiungeva, veramente in gamba. E poi mi è piaciuto anche l'altro flautista, adesso mi devi aiutare tu, forse Gilbert o qualcosa, è afroamericano, Gilbert, è il primo flauto di un'orchestra in uno stato del sud, afroamericano, con un Powell d'oro. Una storia bruttissima, perché non lo so, però io sono veramente disconnesso con il mondo orchestrale, quello devo dirlo. Okay. Perché, Gilbert. Mi viene adesso. Vabbè, è afroamericano, è veramente molto, ma molto bravo, molto bravo. Ho sentito addirittura dei brani barocchi, di musica barocca fatta con lui, so che suona con un Powell d'oro. Che figura! Da Mario McGill. Bravo, McGill. Scusa. Sorry, Damare. Damare è un grande, è il fratello clarinettista. Damare è un flautista speciale, ma ce ne sono tantissimi. Mark Damare, io Damare purtroppo non lo conosco personalmente, ma è un grande. Lui è stato adesso a Seattle, sì. Cincinnati, quindi no, ma è detto del sud, non Seattle è un po' su. Lui, insomma, è inutile parlare di Damare perché ha una carriera strepitosa e sta facendo tantissimo per i problemi enormi razziali che ci sono qua in America, soprattutto nell'ambito delle arti, della musica. È bravissimo, veramente bravissimo, profondo, intelligente, sì. Sensibile quando suona. Ecco, mi fa piacere ascoltare questi flautisti perché hanno sempre qualcosa da dire. A me non piacciono gli standard molto, no? Perché altrimenti ne sento uno, li ho sentiti tutti, no? Invece quando sento dei flautisti che hanno una personalità diversa, questo non voglio dire una personalità stravagante, come quelli che quando suonano un brano poi devono inventarsi per forza degli effettini per dire che no, cambiano i ritmi, cambiano tutte queste cose, per dire che sono, no, che devono fare qualcosa di diverso, però quando hanno qualcosa da dire, che è qualcosa di sensato, a me questo fa molto piacere, perché rendono un servizio alla musica e ai musicisti. E poi Mario, c'è un numero enorme, sai, qui siamo sempre nell'ambito di gente, diciamo, famosa, insomma, gente che famosa perché ha vinto un concorso enorme o perché è primo flauto di un'orchestra di alto livello, quindi sono visibili anche per quello. Ma c'è un numero enorme, ma anche uguale, cioè a livello mondiale c'è un numero enorme di gente che suona come neanche ti immagini, solo che li conosciamo meno perché si muovono meno, certo. perché non sono meno visibili, perché magari non hanno vinto il concorso. Ma io ogni tanto sento della gente su YouTube o anche dal vivo, perché ci vado con un amico, con un collega, e sento dei musicisti che ma non hanno niente da invidiare a quelli che hanno un nome visibilissimo, certo, tutti i giorni. Quindi quello è bello, ma infatti io ritengo che la musica classica stia morendo, non ci credo proprio per niente, cioè, anzi, forse stiamo crescendo, e siccome ci sono più strade da imboccare, come dicevo prima, non sono così pessimista. Il pessimismo viene dal fatto che il mondo, scegliere di fare musicista classico soprattutto, è difficilissimo,
è difficilissimo, perché non vendiamo un prodotto. Ci sposiamo con una filosofia, con un modo di vivere, ci sposiamo con... Ma io alla fine di convincere te di pagarmi, perché io cosa ti do? Cosa ti do, caro? Io ti do una visione, ti do un'idea, ti do... creo qualcosa, creo che poi nel mondo della musica non è neanche tangibile a livello fisico. Perché quindi per quello è difficile, però io non sono tanto... Sì, poi sai, ogni paese si lamenta, io sai, voglio tornare in patria, ma perché sono nel punto della mia vita dove non ho 20 anni, no? Quindi la mia idea in questo momento è, succederà, insomma, prima nel giro di pochi anni, adesso col Covid, non lo so. Però tutti i paesi si lamentano. Io quando vedo, cioè, il musicista italiano che si lamenta, o il musicista, no, ma che ne so, in Austria, poi insomma in Europa più a nord andiamo, meglio sembrano le cose, no? Però in Inghilterra, i miei colleghi, amici in Inghilterra, si lamentano uguale che qui, anche qui, cioè le dicevano, sai, leggevo l'altro giorno, insomma, le cose solite italiane, che poi sono vere, un governo che si dimentica, ma qui ragazzi si tagliano i fondi a destra e a manca, La New York Philharmonic è chiuso, Metropolitan è chiuso, insomma. Sì, no? Ma a parte le grandi orchestre che costano tantissimo, no? Ma proprio a livello di soldi, ma... del musicista comune, bravo, che si fa un mazzo così per andare avanti. Cioè, i fondi non ci sono. E l'America, che sembra un paese ricco, ma costa tanto vivere qui. Alla fine siamo lì. Cioè, quello che paghiamo di sanità in Italia, in Europa, ce l'abbiamo. Sì, paghiamo le tasse più alte, però non ti suicidi sapendo che magari sei malato, perché non te lo puoi permettere. Quindi, capito, il costo delle cose, secondo me, tutto il mondo è paese. Guarda, Sergio, stai dicendo delle cose bellissime, profonde, autentiche, e di questo io ti ringrazio, perché generalmente quando si fanno questi incontri poi si risolvono troppo spesso, purtroppo, i momenti di autocelebrazione, così. Invece con te è tutta un'altra cosa, perché sei una persona autentica che sta dicendo veramente quello che pensi, e ti ringrazio anche a nome di tutte quelle persone che in questo momento ci stanno seguendo in diretta, ma che poi comunque potranno rivedere il video su Facebook. Ora, una domanda facile, questa volta è una domanda facile: che flauto, io lo so già che flauto usi, però ti voglio dire, tu usi un Sankyo in legno, è vero? Prima però suonavi su strumenti di metallo. Sì. In breve io ho fatto il tragitto di tutti. Argento, passato all'oro per tantissimo tempo, quando suonavo l'oro, prima il primo flauto d'oro era un Sankyo. Io sono un pochino, mi piace il suono giapponese, ma insomma il Sankyo è sempre stato. Poi ho suonato tantissimi anni un Muramazzo di 9 carati. Ma sai, nel 90, ma ero giovane, già dal 90, 91, 92, non mi ricordo esattamente, quando Patrick Gallois passò al legno, non so bene, non so se l'ha fatto nel 90, l'89, non mi ricordo. Insomma, io fu lui la prima volta che sentì un flauto moderno, e rimase il pallino, Prima non ci feci neanche caso, passarono gli anni, però poi cominciò, insomma, io da 20 anni, 25 anni, che 30, che vivo con la voglia, che vivevo con la voglia di passare al legno. Mi affascinava, non sapevo bene perché, non avevo mai provato uno. Tante cose, poi presi una testata d'oro per il Muramazzo, ma anche con la boccoletta di legno. E veramente a caso, non perché cercavo il legno, perché quella lì mi piaceva. E fu il primo passaggio, quindi almeno per sentito fisico proprio, no? Della sensazione qui del labbro sul legno, stato... E poi niente, il flauto ha trovato me il tardo 2013 che suono legno. La transizione è stata di 6 mesi, ma praticamente appena l'ho trovato non ho più suonato il metallo. Adesso non ho proprio più
metallo in casa. Poi quasi subito ho conosciuto Julio Hernandez, che è un flautaio argentino che adesso vive a Valencia, in Spagna, carissimo amico, che fa solo testate, lui costruisce traversieri barocchi, però fa testate moderne in legno solamente, per flauti moderni e per gli ottavini. E ho tanti colleghi sudamericani che lo conoscevano, insomma, ci siamo conosciuti, mi sono innamorato, è un bel po' che suono le sue testate, quindi suono il Sanchio con la Hernandez. Suono anche il Sanchio, a volte intero, però... Qual è la differenza sostanziale che tu trovi? Tu sai, io anche ho diverse testate di legno che ho, diciamo, progettato io, realizzate mio padre, con le testate di legno. Ho anche un power interamente in legno. Tu che cosa trovi tu di diverso e di speciale, ovviamente, nel flauto di legno rispetto a quello di metallo pregiato come Muramazzo 9 carati? Ma guarda, io sono sempre stato uno che i perché delle cose mi piacciono saperli, però poi dopo un po', sai, non so se riesco a darti una risposta scientifica, nel senso che abbia senso. Mi piace il legno perché il legno ha questo e questo che l'oro non ha. Ma a livello di impatto personale, cioè. A livello personale io riesco a trovare più colore, riesco a infilarmi nel suono di chi suona con me un pochino più facilmente, riesco a entrare nel suono degli archi più facilmente, anche con lo stesso pianoforte riesco, sai, quando, soprattutto quando suoni nello stesso registro esatto, dove c'è quel momento dove tu che suoni senti un suono solo, no? Sono rari quei momenti, perché devi beccare l'intonazione, trovare il timbro, la dinamica, però col legno io trovo che riesco a controllare il vibrato in maniera molto più raffinata. Può darsi che sia perché il materiale si espande un pochino più flessibilmente, quindi anche a livello, qui non so come funziona, però anche a livello dell'ampiezza del vibrato, e poi subito magari andare a una timbrica, a trovare una timbrica senza vibrato, secondo me il passaggio che il legno te lo permette più velocemente. Poiché sia, non ho deciso, non so se se gli armonici sono di più o di meno, secondo me sono diversi, non è una questione di quantità o di ampiezza, sono diversi. Quindi ecco, niente, io poi mi trovo benissimo, mi piace che cambia col tempo ogni tanto, ora il Sanchio, l'Hernandez, insomma, adesso al giorno d'oggi fanno dei flauti di legno che sono veramente stabili, veramente veramente stabili. E cosa usi per mantenerlo in legno? Metti qualcosa sul legno? Sì, io la testata tutti i giorni, l'olietto ci metto, di mandorla puro, e io ci metto 2-3 gocce, cioè le boccette, ci metto 2-3 gocce di estratto d'arancia, me l'ha consigliato Julio Hernandez, le vitamine, un po' d'odore, un po' più buono, non lo so, olio di mandorla, passo uno straccetto proprio umido, neanche bagnato, dentro, quando si secca metto una goccia dentro, sai, dentro la boccola, ce lo passo, lascio aperto di notte, il giorno dopo ha assorbito tutto, fuori senz'altro con lo straccio umido. Il corpo, ogni 2 settimane col dito, lo straccio sul dito, lo passo senza... sai, senza andare sulle chiavi, però così si bagna un po' il legno, lo straccio umido lo passo dentro ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, però la testata tutti i giorni lo fa, perché la suono tanto. I tuoi progetti musicali, io ho visto diverse registrazioni che metti sui social, l'ultima è stata la partita di Bach, ma prima anche gli 8 studi di Hindemith, prima ancora Telemann, eccetera. Adesso hai in mente qualcos'altro? Sì, guarda, quando ho messo Syrinx mi è preso il nervoso, perché so che mi segui, e per me il Syrinx più bello che esista è il tuo,
E te l'ho già detto in privato, ma con i miei allievi, che so, tutti gli anni si c'è, perché io è un requisito proprio, sei il primo, proprio. Adoro la tua versione, l'ho sempre adorata. Addirittura il mio professore a Yale, fu lui che mi introdusse alla tua registrazione, perché anche lui era di Ransom Wilson, di opinione. Proprio ti faccio i complimenti in pubblico perché, Grazie. guarda, io quando è cominciato il Covid mi sono reso conto che sarebbe stata una cosa lunghissima, no? Come tutti noi. Io non sono mai stato uno che se non ho un concerto non studio. A me, anzi, il tempo libero mi piace tantissimo perché trovo il modo di fare un altro suono. Sono un pochino fanatico del flauto, però. Ho deciso, ma che faccio? Che faccio? E cominciai col Telemann, fu quasi uno scherzo. Misi la numero 10, la fantasia, e gli amici, i colleghi mi dicevano: ma mi fai la 9? Ah, mi piace la 2. Insomma, andai a finire che feci tutto. E poi ho cominciato a fare dei progetti. E sono dei progetti che mi hanno mantenuto vivo praticamente, ma è quasi come fare dei concerti. E quindi ho fatto un po' tutto il repertorio per flauto solo perché non ci capisco niente con la tecnologia che ti mandano la parte per piano, poi tu ci suoni insieme. Se devo farlo io, quindi flauto solo. Lo sai che adesso io sto aspettando alcune tue registrazioni. Come ben sai, allora annunciamolo, The Bible Flute che hai scritto tu, che io mi sono innamorato perché tu hai messo dei pezzettini di questo libro stupendo che hai scritto con questi esercizi, no? Sono praticamente che hai scritto. Sono esercizi, ma non sono esercizi, sono dei gioiellini di 2 minuti ciascuno, sono 21, 21. no? E ho detto devo suonarli, poi mi hai mandato la musica e lo stesso giorno io. Sai perché? Perché siccome io scrivo, come ti dicevo, come a bar writer, cioè non scrivo, articolazione, non scrivo quasi nulla, cioè lascio lo spartito pulito, io ovviamente li sento in un certo modo. E adesso mi fa tanto piacere, oltre che sono curioso, ma mi fa, a prescindere da questo, piacere sentire, diciamo, la mia musica eseguita, interpretata da un altro musicista. Sono veramente curioso perché la stessa musica può sicuramente essere letta in maniera diversa e di questo io sono molto curioso. E anche come qualche, non solamente l'articolazione, ma con qualche indicazione di tempo, tu scrivi, adesso sto studiando il primo, quindi per finire cosa voglio fare? Credo che li registrerò, no, chiaramente uno alla volta, però ne faccio, quando ce n'è uno pronto lo metto su social media. Benissimo, benissimo. Prossimo. Quindi sono 21, diciamo ogni 2 o 3 giorni, ogni 4, dipende, insomma sono abbastanza preso. Magari ci vorrà un mese e mezzo per farli tutti. Poi alla fine facciamo Abbiamo un video con tutti e 21 e te li mando, però lì creiamo un po' un'aspettativa per chi ha voglia di seguire e poi mi manderai i consigli. Questo levalo qui, guarda, assolutamente non fare così. Però a livello di quello che indichi, sì, l'articolazione è chiaramente molto bene in writer, scrivi poco, io magari un legato lo sento dove tu non lo senti, ma ho trovato interessante adesso perché sto guardando il primo, che poi non sono facili, carissimo, grazie. No, sono veramente bellissimi. Il primo tu scrivi declamato, per me può vuol dire una cosa diversa, per te no? Quindi spero veramente che non, però non farti scrupoli di chiamarmi in privato, anche in pubblico, ma che fai? Levalo questo ripallo. Ma non esiste, forse potrò invece io capire, ecco come andava interpretata questa musica, non come l'ho scritta io. Senti Sergio, l'ultima cosa, perché ti ho tenuto per tantissimo tempo, è più di un'ora che stiamo parlando, perché è piacevolissimo. Senti, l'ultima cosa, io spero di incontrarti anche di persona, noi ovviamente abbiamo tante belle idee da fare, quando pensi di poter venire qui in Italia così facciamo qualcosa insieme? Guarda, io, guarda, lo posso dire anche pubblicamente, io spero che al massimo nel giro dei prossimi 2 anni, io per il 22 vorrei essere tornato in Italia. La mia idea,
ma da già da tanto, non è Covid, non Covid, politica qui, politica lì, non è. Io è già da tanto che voglio fare una piccola accademia mia in Toscana, perché son toscano e voglio trovare un posto dove chiaramente con in mente studenti, perché i miei contatti qua sono tanti, in mente studenti canadesi, americani, ma insomma chiunque, una piccola accademia che sia 7-8 mesi all'anno. Dove facciamo lezione così, come abbiamo fatto, veramente in dettaglio, se ti piace la mia maniera, insomma, questo è il mio sogno di fare, no? Poi di inserirmi io in Europa, comunque sono tanti contatti in Spagna, tanti, insomma, ho voglia di tornare a stare tranquillo, fare le cose a modo mio, a modo con gente che dico io, voglio includere tantissimi flautisti italiani che sono colleghi che conosco, non ho mai conosciuto di persona, insomma, non è... Io vado d'accordo con tutti e mi piace fare, no, voglio fare una cosa molto inclusiva. Spero di poter viaggiare e venire anche prima del ritrasferimento, però in questo momento, no, io potrei tornare, non è che non posso, col passaporto si entra, però è un po' un macello adesso, è anche un macello tornare qua. Quindi io credo un attimino più, io faccio da tanti anni flauti al castello con Mark Sparks, che purtroppo quest'anno ha smesso, cioè non ha, lui fa anche Aspen, quindi non è più in grado. Stay tuned, come diciamo in inglese, rimanete, vi aggiornerò per i flauti al castello, che di solito è la prima settimana di agosto in Toscana, in Valtiberina, magari lo facciamo un pochino prima quest'anno. Io spero di poter andare avanti e farlo, insegno anche in Francia prima al Zodiac Festival, siamo in limbo proprio, non credo, però vediamo se questo Covid continua a essere un disastro a marzo. Io spero che per la tarda primavera estate sono lì. Va bene, noi ti aspettiamo, io ti aspetto, faremo anche qualcosa insieme, Sergio, Ma dai. senz'altro, è comunque qualcosa online la facciamo, perché tanto che ne parliamo, questo è stato il primo passo. Onorio, ti ringrazio tantissimo per l'invito. È stata una chiacchierata meravigliosa. Grazie Sergio, a nome di tutti, grazie, un abbraccione. Ciao Ciao, Sergio, ciao caro. ciao, ciao.